Ciao ragazzi, prima di iniziare questo video ci tenevo a mostrarvi questa immagine. Mi raccomando, restate sintonizzati. Questa settimana è in arrivo la Wave 6 dei Gormiti. Io mi sono già accaparrato un box intero. Non ho fatto in tempo ad aggiungerlo a questo video, quindi ve lo racconto in questo piccolo pre-video. Insomma, mi raccomando, restate sintonizzati. Molto presto andremo ad aprire questi meravigliosi nuovi Gormiti. Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati su un nuovo video finalmente a tema Gormiti. Ragazzi, mancano sul canale da tantissimo, ve l'ho fatto vedere proprio qualche giorno fa nella community. Mi avete già, insomma, fatto sapere che eravate molto entusiasti. Ecco qua il numero 10 del nuovo magazine Gormiti, pronto pronto, bello fresco. Ragazzi, innanzitutto ci tenevo a salutare il nostro amico FF The Gamer che mi ha chiesto di essere salutato, quindi perdonami se ci ho messo un po', ma avevo dei video già registrati come ti ho detto. Comunque ti mando i miei migliori saluti. Allora, come vi dicevo, innanzitutto, prima di iniziare questo video, vi invito a lasciare un grosso pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi al canale, grazie a tutti voi nuovi iscritti che siete veramente tantissimi. Inoltre ci tenevo a ricordarvi che qui sopra vi lascio la playlist dei Gormiti, dove potete trovare di tutto e di più sui Gormiti, ragazzi, figure, album, di tutto proprio. E ci tenevo peraltro anche a farvi sapere che sto cercando di recuperare la nuova serie dei Gormiti, quella con i tre nuovi Lord con l'evoluzione Mecha. Raga, mi dovete un po' perdonare perché purtroppo con la questione del coronavirus si è bloccato un po' tutto. Sono passato appena riaperti i negozi a controllare, ma ci sono ancora i Lord quelli vecchi. Quindi Lord Electrion, Lord Kerion, quindi quelli che abbiamo già. Quelli nuovi, che io peraltro non vedo l'ora di aprire, Omega Lord Voidus, ancora non sono arrivati, quindi io sto cercando di prenderli. Vediamo un po', voi restate sempre sintonizzati. Dunque, oggi andiamo ad aprire il magazine dei Gormiti numero 10. Spostiamoci sotto. Eccoci qui ragazzi, pronti ad aprire il magazine numero 10 dei Gormiti. Allora, come sapete, come vi ho sempre detto mille volte, ormai davvero sono sicuro che lo sapete, non amo molto le uscite magazine dove non è presente all'effettivo una figure di un Gormita. Perché diciamocelo, dai, la parte più bella sono assolutamente le miniature dei Gormiti. Insomma, sono troppo meglio rispetto che a questo tipo di sorprese come i vari pistola sparacqua, lanciadischi e bla bla bla. Ovviamente qui, come detto, ci regaleranno il lanciadischi dei Gormiti e io avrei preferito assolutamente un Gormita. Però noi non ci riperdiamo mai, li abbiamo presi tutti i numeri del magazine, quindi non poteva mancare neanche questo. Allora qui, come sempre, ci fanno vedere la pubblicità su Topolino. Qui abbiamo le giovani marmotte, non si nasce, si diventa. E con prima parte, seconda parte, quindi andremo a costruire questo bellissimo diorama con Quico qua e Paperino. Ragazzi, devo dirvi che è molto molto carino, guardate un po', non vi nego che non si sa, magari lo prenderò. Le uscite sono datate per 13 maggio e 20 maggio, quindi in teoria siamo già in ritardo, perché ovviamente sono già uscite, però io vi assicuro che il magazine è arrivato proprio qualche giorno fa, quindi lo sto girando il prima possibile, quindi insomma, purtroppo non dipendeva da noi. Allora, qua ci fa vedere una bella checklist dei Gormiti, guardate un po' che belli. Poi abbiamo, come sempre, il fumetto, eccolo qua. Poi proseguiamo con Colora Ultra Typhon, quindi come sempre ragazzi il giornale è ricco di cose da fare, sia per colorare. Qui ragazzi abbiamo anche il Gormiti Show, come sempre, quindi dicevo è anche ricco di giochi, colorare, insomma è molto un giornale molto divertente da poter fare magari anche con i propri fratelli o con i propri genitori, quindi ci lascia molte cose da poter fare. Abbiamo come sempre anche il poster, qui abbiamo il popolo del ghiaccio, quindi immagino che se come me, se anche voi come me avete collezionato tutti quanti i magazine, avrete un sacco di poster con cui magari avrete tappezzato tutta la vostra camera. Poi prosegue il fumetto, qui abbiamo l'app dei Gormiti, che sapete l'abbiamo sempre fatta, l'abbiamo già fatta per vedere come funziona sul canale. E poi, come sapete ragazzi, qua la parte più curiosa, almeno per me, è andare a vedere il prossimo numero e sperare che ci sia un bel Gormita. Vediamo un po', nel prossimo numero, edicola dal 27 giugno, un fumetto di e un super regalo gormitico, ragazzi. Quindi restano molto 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 sul vago, non ci fanno sapere che cosa sarà.
Quindi purtroppo non sappiamo e non sapremo fino a che non uscirà il 27 giugno il prossimo numero, non sapremo quale sarà questo regalo gormitico. Io mi auguro e spero ovviamente che sia un bel pezzo, un bel gormita. Ok, raga, andiamo ad aprire la nostra blaster, quindi la lanciadischi, e vediamo un po' come funziona. Qui ovviamente abbiamo un paio di dischetti, eccoli qua, ve li faccio vedere. Qui abbiamo Riff, poi, ci sono anche altri due, quindi ce n'è uno per ogni guardiano. Perfetto, vi faccio vedere anche gli altri due, eccoli qua, uno e due. Molto belli. E questa è la nostra pistola lanciadischi. Allora, qua abbiamo un adesivo, ovviamente, come detto, con i nostri quattro guardiani. Carina, dai ragazzi, non è fatta neanche male. E vediamo un po' come funziona. Allora, io credo che dobbiamo mettere il disco qui. Poi io ce ne metto anche un altro. Ok. Poi, terzo disco. E quarto disco. Ok, io credo di averli messi tutti e quattro. Infatti, come potete vedere, il grilletto si è attivato. Andiamo a vedere. Quindi, primo. Eccolo. Secondo. Terzo. E quarto. Non è uscito. Non è uscito il quarto. O forse ne sono usciti due insieme, non lo so. Peraltro, comunque, ragazzi, partono anche in maniera molto, molto veloce, eh. Devo dirvi che non sono niente male. Adesso riproviamo, ne metto due. Ok. Sì, ne sono usciti due insieme. Ragazzi, pistano anche. Peraltro sono anche molto piccoli, quindi state attenti agli occhi. Insomma, non li sparate al viso dei vostri fratelli, dei vostri amici o dei vostri genitori. Mi raccomando, perché i dischi sono piccoli e partono anche piuttosto veloci. Dai ragazzi, carina. Ve l'ho detto già 100 volte, preferivo un gormita, però insomma, niente male. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un grossissimo pollicione all'insù. Io, come già detto prima, vi invito a restare sempre sintonizzati, perché molto presto andremo ad aprire quantomeno i nuovi Lord da 12 cm. Quindi mi raccomando, schiacciate la campanellina, premetela più che potete. Qui da Visio è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!